vuole tentare di eleggere un Presidente della Repubblica grazie al premio di maggioranza che lo stesso giudice costituzionale Sergio Mattarella ha giudicato incostituzionale. Devo dire che è un'acrobazia notevole. Il patto del Nazareno si basava su certi presupposti, si basava anche su una comune visione, non nel merito, ma appunto nel metodo. Non è detto che il candidato del, non so se del Partito Democratico, piuttosto di Matteo Renzi, passi, e vedremo cosa succede. Ma quali sarebbero stati altri nomi del PD che sarebbe stato disposto a votare? Deve farlo il PD e poi noi parliamo, siccome noi di base preferiremo non votare un candidato del PD. La situazione di questa legislatura, i numeri sono tali che dobbiamo prenderli in considerazione. Quando il PD li farà o li avesse fatti, noi daremo la nostra valutazione. Quindi voterete scheda bianca? Grazie. Noi siamo orientati sulla scheda bianca anche alla quarta votazione. E né il Nuovo Centrodestra né Forza Italia voteranno Sergio Mattarella.